Quando non si impara a fermarsi, ad ammirare ed apprezzare il bello, non è strano che ogni cosa si trasformi in oggetto di uso e abuso senza scrupoli. L'educazione sarà inefficace, i suoi sforzi saranno sterili se non si preoccupa anche di diffondere un nuovo modello riguardo all'essere umano, alla vita, alla società e alla relazione con la natura. Altrimenti continuerà ad andare avanti il modello consumistico trasmesso dai mezzi di comunicazione e attraverso gli efficaci meccanismi del mercato. Pace e bene a tutti. Papa Francesco guarda alla bellezza ferita del creato, guarda l'uomo che a sua volta vive tutte le conseguenze di questa violenza. L'utilitarismo, il pragmatismo hanno portato inquinamento, desertificazione, crisi economiche e poi hanno avuto la loro ricaduta sulla salute dell'uomo, sul suo lavoro e spesso hanno generato nuove povertà. Se per un verso, dice il Papa, è necessario difendere la terra, per l'altro bisogna educare l'uomo ad un rispetto di tutte le dimensioni dell'ecologia, dall'ambiente ai diritti della persona, perché il vero obiettivo è quello di un rispetto a 360 gradi del creato, di se stesso e degli altri. Nello scorso incontro abbiamo visto come cura del creato e cura della persona in Padre Pio camminavano insieme. Oggi proviamo ad approfondire alcuni aspetti che riguardano la pedagogia di Padre Pio educatore e quali sono state le sue scelte per l'uomo e per la crescita della persona. Cominciamo con il concetto di educatori in senso stretto, perché a San Giovanni Rotondo, nel piccolo seminario, Padre Pio era un educatore, era infatti direttore dei ragazzi, loro insegnante, e cercheremo poi di ampliare questo concetto alla sua pedagogia di sacerdote e di direttore spirituale. Nel 1916 Padre Pio viene trasferito nel convento di San Giovanni Rotondo, dove ci sono i ragazzi del seminario serafico che compiono i loro studi prima di andare al noviziato. Trascorre le sue giornate con loro. Oltre ai momenti di preghiera, ci sono quelli dell'insegnamento, della ricreazione, della direzione spirituale e perfino della cucina, perché Fra Nicola, l'unico fratello laico presente in fraternità, è spesso fuori per la questua. Un ricordo vivo e affettuoso di Padre Pio educatore lo abbiamo dai suoi discepoli, particolarmente da quelli che sono diventati frati cappuccini, che lo ricordavano per la sua affettività, per le sue doti introspettive, al punto che sembrava che leggesse nel cuore. C'è un episodio di quegli anni piuttosto inquietante, ma testimoniato da diversi di loro. Padre Pio dormiva nella piccola camerata con i ragazzi, diviso da una tenda. Di colpo sentirono uno schianto, un rumore di ferragne. Al mattino il bastone di ferro che reggeva la tenda che divideva Padre Pio dai ragazzi era contorto. Lui li tranquillizzò, ma vedevano che era stremato, come se avesse combattuto. Più tardi volle spiegare loro cos'era successo. Uno di loro aveva avuto dei brutti pensieri e stava per peccare e invocò l'aiuto di Padre Pio. Lui percepì per volontà di Dio quella preghiera e si rivolse all'Arcangelo San Michele. Il demonio lasciò immediatamente il ragazzo, ma poi se la prese con lui. Comprendo che si tratta di un racconto piuttosto duro e anche difficile da condividere in pieno. Ma ho voluto scegliere proprio questo fatto per descrivere, anche se in modo piuttosto crudo, quella che era la concezione dell'educatore che aveva Padre Pio. Per lui la formazione non era fatta di ordini che scendevano dall'alto o di varie discussioni pedagogiche, era condivisione, soprattutto consegna di un'esperienza. Lui accompagnava il cammino dei propri figli e figlie spirituali condividendo con loro le gioie e le sofferenze, ma soprattutto mostrando la via con la V maiuscola, cioè l'identificazione tra Gesù e la strada che loro dovevano percorrere.
Padre Pio riceve le stimmate il 20 settembre 1918 all'età di 31 anni. È un giovane sacerdote che già da almeno 4 anni svolge il suo ministero di direttore spirituale, dapprima attraverso la corrispondenza e poi, dopo il suo arrivo a San Giovanni Rotondo, seguendo un gruppo di giovani terziarie. Nelle lettere che scrive a queste figlie spirituali e nei racconti che molte di loro faranno in seguito, ci si rende conto che la sua caratteristica principale è una paternità affettuosa, premurosa e gentile. Soprattutto però sente il bisogno di presentarsi come garante di queste figlie davanti a Dio. A Raffaelina dice: «Ti ho sposata con il Signore». Ad Antonietta Vona, ricevuta come figlia spirituale durante il servizio militare prestato a Napoli, dice: «Ti ho partorita nel dolore». Per Assunta di Tommaso è al servizio del buon pastore, per cui si è messo la pecorella smarrita sulle spalle. In altri casi invita le figlie spirituali a condividere le sue sofferenze dicendo: «State come le Marie sotto la croce». Padre Pio è conosciuto da tutti soprattutto come il sacerdote. La celebrazione eucaristica era veramente, come dice la Sacrosanctum Concilium, centro e culmine della sua vita. Chi voleva confessarsi da lui era disposto a restare perfino 2 settimane, anche più, a San Giovanni Rotondo per attendere il suo turno. L'aneddotica intorno alla sua pedagogia forte, fatta anche di rimproveri cocenti, dalla sua introspezione che a volte sapeva di miracoloso, è molto vasta. Dietro tutto questo, però, anche se con modalità e tempi diversi, ritroviamo le stesse motivazioni del Papa Francesco che abbiamo letto all'inizio. Il Papa ci ha detto nella Laudato Si: L'educazione sarà inefficace, i suoi sforzi saranno sterili se non ci si preoccupa anche di diffondere un nuovo modello riguardo all'essere umano, alla vita, alla società e alla relazione con la natura. Padre Pio vedeva questa novità, non si limitava a dire, quando ci si confessava, non lo fare più oppure ti perdono. Voleva che la persona scoprisse veramente una nuova vita, si aprisse allo sguardo verso il cielo, non per fuggire alla vita presente, penso all'eternità e non al lavoro, no, ma per ampliare il proprio orizzonte qui su questa terra. Penso che proprio per questo motivo uno degli aspetti più belli del suo sacerdozio sia legato al suo apostolato, non solo a quello con gli infermi spirituali, ma proprio anche a quelli che saranno segnati dalla malattia. Nei registri dei defunti della parrocchia di Pietrelcina troviamo annotato, negli anni che vanno tra il 1911 e il 1916, sacramento dell'unzione amministrato da Padre Pio. Un infermo particolare fu assistito da quel giovane frate. A Pietrelcina viveva un ex prete, Domenico Tizzani, che era stato suo maestro. Per i sacerdoti del paese era uno scomunicato e quindi stava morendo senza nemmeno l'aiuto di un sacerdote. Padre Pio va a visitarlo a casa. Con grande delicatezza, ma anche con la fermezza delle sue certezze interiori, riesce a comunicargli la speranza, a fargli i sacramenti e aprire il suo sguardo verso l'eternità in un momento in cui stava per cedere alla disperazione. La sua presenza in quella casa fu di grande consolazione anche per i suoi familiari. Ed è proprio questa consolazione che Padre Pio cercava di dare alle persone che soffrivano, particolarmente a quelli che soffrivano dopo la morte di una persona cara, dopo, in modo particolare, durante la guerra mondiale. Oggi
con la pandemia e con tante morti inaspettate nelle nostre case, riusciamo a comprendere ancora meglio quella pedagogia fatta di amore e di speranza che caratterizzava il suo apostolato. C'è un modo caratteristico di chiamare Padre Pio che ha attraversato tutte le generazioni che lo hanno conosciuto, dalle prime figlie spirituali, che lo seguivano per corrispondenza, fino alla nostra generazione, che lo ha conosciuto negli ultimi 15-20 anni della sua esistenza. Per tutti, indistintamente, Padre Pio era solo e semplicemente il Padre. Anche fuori di San Giovanni Rotondo, tra gente che ne aveva sentito parlare e persino tra le mura del Vaticano, lui era semplicemente il Padre. Se c'è qualcosa di profetico nella sua missione, questa è una delle caratteristiche proprio peculiari ed è quella che consegna, secondo me, alla Chiesa di oggi. In una società senza padri, spesso segnata dallo smarrimento e da mille fragilità, lui ancora oggi ci dà questa immagine di una Chiesa che accoglie e guida i suoi figli. E con l'invito a noi sacerdoti, agli assistenti spirituali, ma un po' a tutti i devoti, in particolarmente ai gruppi di preghiera, con l'invito di essere anche noi madri e padri di speranza in questa società, io vi do appuntamento alla prossima settimana. Pace e bene a tutti.